Unit 9, le scale. Abbiamo lasciato soltanto la parte teorica, la Unit 7 e 8, ed eccoci qua. Allora, al 9.1 vediamo il sistema Kedget. Cosa ci servirà? Ci servirà portare le posizioni degli accordi come riferimento per avere le scale. Nella chitarra ritmica ti ho illustrato il Kedget soltanto dal punto di vista di accordi. Dal punto di vista di accordi e scala, vedi che abbiamo la posizione di Do, e le posizioni sono la 9.01, le scale sono la 0.9.02. Posizione di Do, scala di Do, in posizione di Do. Posizione di La, Do in posizione di La. Posizione di Sol. In posizione di Mi. In posizione di Re. Come ti dico in fondo alla pagina 55, quindi avrai con la nota fondamentale sulla quinta corda una posizione che si muove verso la paletta, una posizione che si muove verso il corpo, vedi, questa è la fondamentale, questo diventa il tuo fulcro. Nota fondamentale sulla sesta, verso la paletta, Sol, verso il body. Nota fondamentale sulla quarta, un'ottava sopra. In questo modo ti sarà molto più facile dare un senso a accordo, scala, poi triade, arpeggio melodico, eccetera. Quindi in questa unit 9 fino a questa parte, la 9.1, che si divide in queste due figure, sei a posto. L'approfondimento invece dal punto di vista ritmico lo trovi nella chitarra ritmica, sempre sul Kedget. Bene, per le scale modali, qui è la 9.2, non sto a spiegarti quello che c'è scritto qui, ma voglio anticiparti alcuni concetti anche della unit 10, e cioè tutto com'è la struttura lo trovi sul libro, ma voglio farti sentire le differenze di suono, ok? Per esempio, senza dividerli per gruppi di tonica, sottodominante, dominante, che l'abbiamo già fatto sul libro, nell'armonizzazione, voglio farti notare questo, nell'armonizzazione della scala noi abbiamo il major 7 che è sul primo e sul quarto grado. In questo senso noi possiamo interpretare modalmente questo accordo, e ti rimando al libro, occhio soltanto nei giusti contesti. Cioè, se prendo ad esempio Do major 7, te lo faccio sentire, lo registriamo, eh? La sonorità ionica ha la quarta giusta. Senti che la quarta è la nota dalla quale devo scappare. E la scala ionica ha prima, tutti i gradi sono maggiori giusti, però la quarta giusta cozza con la terza maggiore. Infatti non significa che dici ma hai fatto delle note sbagliate, dice ma no, l'accordo è Do e sto suonando in Do, quindi le note sono giuste. Sì, sono giuste, ma se non sono strutturali, cioè non sono note dell'accordo, vanno trattate, cioè Do major 7. La seconda è una consonanza, è maggiore, quindi lo uso come nona. Torna alla fondamentale o va alla terza e funziona. La quarta non ci sta per niente. Ok, senti. La seconda può anche funzionare. So. Anche la sesta può starci. La quarta no. Senti, devi sempre risolverla. Quindi questa è la sonorità ionica, quindi con la quarta giusta. Diversa se voglio usare il quarto grado al posto del primo, cioè interpreto Do major 7 come se fosse un quarto grado della tonalità di Sol, quindi mi troverò la scala Lidia. Ok, la scala Lidia che quindi ha l'undicesima diesis o quarta diesis. Questa, come appoggiatura sulla quinta, funziona anche in modo statico. Sempre
devi portarla a risolvere. Però senti che non è brutta quanto la quarta. Ora, accade una cosa analoga sui minori. Sui minori vuol dire che noi abbiamo accordi minori sul secondo, sul terzo e sul sesto. Secondo grado dorico, terzo grado frigio, sesto grado eolio. Quindi, soltanto se siamo in un contesto non tonale e ci troviamo un accordo, possiamo interpretarlo in modo modale. E ti faccio un esempio. La minore, e abbiamo anche la base per la chitarra solista, io posso fare finta che sia dorico, quindi con i suoni di sol maggiore, posso fare finta che sia frigio e quindi avere i suoni di fa maggiore, o eolio con i suoni di do maggiore. Quello che cambia tra questi tre modi, e ti invito di nuovo al 9.2 a pagina 57 di stare molto attento a leggere, guarda, la dorica di diverso dalla frigia e dalla eolia ha la seconda che è maggiore e la sesta che è maggiore. La frigia invece ha seconda e sesta entrambi minori. La eolia ha seconda maggiore, sesta minore. Come accade nel maggiore quando le note non strutturali, ripeto, significa non dell'accordo, sono mezzo tono sopra, sono un po' più dure. Sentiamola. Cominciamo con la più maggiore, la dorica. Sesta maggiore. Questa era la sesta maggiore, no? Sesta maggiore e seconda minore. E seconda maggiore, perdonami. Perché è dorico? Il frigio è il più minore, quindi ha seconda minore, sesta minore. Quindi abbiamo queste due note, che sono vicino a note strutturali. Sentila come più quasi arabeggiante. Tu, tri. La via di mezzo che ti dicevo prima potrebbe essere la scala eolia. Ripeto però, attento, se il brano è tonale, do, la minore, fa, sol, tu stai suonando in do, non pensare di interpretare in questi modi. È la scala minore eolia, che è la scala minore naturale, che ha la sesta minore e la seconda maggiore. Sentila, Facciamo la seconda maggiore. Sesta minore. Non sto ad allungarmi ancora. Queste sono le sonorità tipiche di queste scale. Per la misolidia e per la locria non abbiamo tante alternative. L'accordo di settima di dominante nasce sul quinto grado ed è sempre sul quinto grado e si utilizza la misolidia nel modo maggiore. Per la locria stessa cosa, per il semi diminuito sul settimo grado. E andiamo a vedere al capitolo 9.4, perché qui ti ho parlato i colori dei modi, sono in realtà il 9.2 e il 9.3. Al 9.4 le diteggiature delle scale modali, io già te le ho suonate, tu te le vedi, non credo ci sia bisogno che io te le suoni, però per non lasciare niente al caso te le suonerò. Ti ricordo il discorso che trovi nel libro, la premessa sulle diteggiature, scegli tu la diteggiatura migliore. Io ho voluto spingere sul discorso degli intervalli. Però vediamo insieme questo discorso. Allora, siamo alla figura 09 e 03. Alla pagina 59 abbiamo la ionica, siamo in do, ionica di do, che è questa. Vediamola bene così. Io ti invito sempre, quando ascolti e esegui queste scale, prima di fare gli esercizi, esegui anche l'accordo strutturale che c'è su quel modo, cioè
modo ionico, accordo major 7. Secondo grado, dorico, re minor 7, minore settima. Mettiamo anche un pochino di chorus. Ho fatto un mix tra quelle fondamentali con la quinta e con la sesta. Tu studiati bene tutta questa figura 0903 in modo da avere sotto le mani tutte le diteggiature di ionica, dorica, frigia, lidia, misolidia, olia e locria, sia con fondamentale sulla quinta che sulla sesta. Cioè, questa era do ionico sulla quinta, do ionico sulla sesta. E, come ti ho detto, vado molto veloce perché ti trovi tutto scritto, ma soprattutto perché se avrai ben sotto mano queste scale, queste diteggiature, queste scale modali, poi potremo fare gli esercizi della unit 10, che è quella che sta per arrivare. Mi raccomando, mentre le studi, legale, significa... Questo siamo sulla locria, ionica, lidia, scusami, frigia. A finire su un'eolia, cioè mentre le studi vai avanti e indietro, impara a collegare le scale sia dalla top note a scendere che dalla nota grave a salire, ok? Quindi per questa unit 9 ci siamo.